Buongiorno a tutti. L'app che andremo a vedere è MindMeister, un editor di testo che consente di creare ed editare mappe concettuali, ma anche di prendere appunti e condividere con gli altri utenti le proprie creazioni. Dal browser andiamo ad inserire il nome dell'applicazione nella barra delle ricerche e clicchiamo nel secondo risultato. Eccoci quindi nella pagina, nella home page della nostra applicazione. Per poter usufruire dei servizi offerti dall'applicazione è necessario effettuare la registrazione. Cliccando su Registrati possiamo vedere che è possibile accedere nel proprio profilo registrandosi tramite nome utente, email e password oppure grazie a Google, Facebook, Office e Twitter. Una volta effettuato l'accesso ci troveremo con di fronte questa schermata. Questo è il nostro profilo, dove possiamo iniziare a creare una mappa. Cliccando Nuova mappa ci appare questa finestra. Qui possiamo scegliere che stile dare alla nostra mappa concettuale. Un esempio banale può essere fare una lista della spesa, quindi andremo a cliccare To Do List. Qui possiamo cancellare ciò che c'è scritto nelle icone e scegliere di scrivere quello che vogliamo andare a fare. Per esempio, qui ho scritto spesa come titolo della mia mappa. Possiamo scegliere di ingrandire con questi tasti oppure di rimpicciolire la nostra mappa, mentre con la finestra che appare nella destra della schermata possiamo scegliere la dimensione da dare al testo, possiamo scegliere se scrivere in grassetto o in corsivo, e possiamo anche scegliere il colore oppure inserire delle emoticon. Se invece di creare una mappa concettuale scegliamo di fare una ricerca, magari per uno studio, possiamo andare indietro e cliccare su mappe pubbliche. MindMeister ci mette a disposizione varie categorie e se vogliamo fare una ricerca in base al titolo di un argomento, per esempio di storia, se scriviamo il Medioevo e clicchiamo, ci escono diversi risultati. Ecco quindi che abbiamo visto quanto MindMeister sia un editor di mappe facile da utilizzare e a portata di tutti.